Ciao da Oslavia, ti sei mai chiesto perché una bottiglia di vino contiene 0,75 centilitri? Seguimi in questo video con il quale attraverseremo la storia della bottiglia in vetro. Attorno al 1500 a.C. gli Egizi cominciarono a produrre i primi recipienti cavi in vetro da utilizzare come flaconi per ungenti ed oli. Tali recipienti erano i progenitori delle bottiglie in vetro. L'evoluzione del vetro passò dagli Assiri, i quali scrissero la prima ricetta. Un'altra rivoluzione tecnica, la soffiatura a canna, è dovuta ai Siriani. In epoca romana si perfezionò invece la lavorazione del vetro. Nell'undicesimo secolo Venezia diventò il centro dell'arte vetraria del mondo, basti pensare a Murano. Però è la nascita del cristallo, avvenuta sia in Inghilterra che in Boemia, il vero punto di partenza per la realizzazione della bottiglia da vino moderna. La storia narra che Sir Kenelm Digby la realizzò nel 1652, ma non la brevettò, cosa che fece qualche anno più tardi John Colnett. La struttura era a forma di palla con una base piatta e un collo lungo, per intenderci un po' l'ampolla dei maghi. Ecco. Negli anni successivi la bottiglia allungò il corpo, mentre il collo diventava sempre più corto. Sempre agli inglesi va dato il merito di aver inventato la fusione del vetro a temperature più alte, rendendolo più robusto e resistente. Ottimo per la conservazione e per il trasporto del vino. Tale bottiglia venne chiamata English Bottle. Per i grandi vantaggi che presentava, si diffuse rapidamente in tutta Europa. Ma perché la bottiglia nacque in Inghilterra? Semplicemente l'impero inglese in quel tempo era presente in mezzo mondo ed erano anche dei grandi estimatori di vino, inventori del porto del Madeira in Portogallo, del Jerez in Spagna o del Marsala in Sicilia. Possedevano inoltre dei territori nei Caraibi dove distillavano il rum ed erano molto influenti nella zona intorno a Bordeaux. Veniamo alla domanda iniziale: perché 0,75? Alcuni sostengono che questa unità di grandezza derivi dagli inglesi, che misuravano il volume in galloni. Ogni cassa di vino poteva contenere solo 2 galloni, 9 litri, e gli inglesi decisero di inserire 12 bottiglie per ogni cassa. E se si fa la divisione, arriviamo al risultato di 0,75 litri per ogni bottiglia. Un'altra teoria ci porta nel mondo delle osterie. Ogni bicchiere aveva una capacità di 125 ml, moltiplicato per 6 ci dà 0,75. Che storia per una cosa che noi diamo per scontato. Prossimamente ti parlerò delle varie forme di bottiglie da vino. Se il video ti è piaciuto metti un like, se hai domande scrivile qui sotto nei commenti e ciao da Oslavia.